La giustizia. Il PDL rivendica in primo luogo i risultati ottenuti dal governo in tema di giustizia in questi due anni. Intendiamo quindi attuare una riforma complessiva della giustizia, sia civile che penale, con l'obiettivo di rendere effettivo l'articolo 111 della Costituzione, realizzando finalmente il giusto processo. Il giusto processo in cui sia assicurata la parità tra accusa e difesa per una maggior tutela delle vittime e degli indagati, anche mediante l'approvazione del disegno di legge comportante le modifiche già presentate al Senato. L'attuazione di tale disposto farà sì che tutti i cittadini abbiano anche la certezza dei tempi necessari per ottenere una sentenza definitiva, non un processo breve, ma un processo in tempi ragionevoli. Nell'ambito delle riforme costituzionali sarà necessario anche provvedere all'approvazione della legge pendente al Senato a tutela delle alte cariche dello Stato. Mediante legge ordinaria sarà inoltre indispensabile, in attuazione del giusto processo, approvare apposite norme sulla sua ragionevole durata, già varate dal Senato e che dovranno essere votate in tempi celeri alla Camera. In questo modo la campagna del processo breve è fatta apposta per nascondere la verità. Se questa legge ci desse dei processi brevi, saremmo tutti felicissimi. Berlusconi sarebbe in galera, peraltro, se i processi fossero brevi, perché non avrebbe avuto sempre istruzioni perché erano di durata troppo lunga. Quindi al posto delle sei prescrizioni avrebbe avuto sei condanni e oggi sarebbe dentro, no? Mi lascio immaginare come può avere interesse a un processo breve uno che è ancora a piede libero grazie ai processi lunghi. In ogni caso ci hanno detto che adesso ci danno il processo breve. E perché ci dicono che ci danno? Perché la gente giustamente dice meno male, finalmente ci danno il processo breve. Quindi qualche ingenuo dirà, allora che cosa faranno per fare il processo breve? Dunque i tribunali sono aperti solo la mattina perché il pomeriggio non pagano gli straordinari ai cancellieri e quindi i processi si fanno solo di mattina. Se si facessero anche di pomeriggio i processi durerebbero la metà perché se ne farebbero il doppio. Quindi probabilmente hanno deciso di pagare gli straordinari ai cancellieri per tenere aperto il pomeriggio. O magari hanno deciso di riempire anche i vuoti in organico delle segreterie, o magari hanno deciso di chiudere i tribunali nei posti piccoli per accorparli nei capoluoghi in modo da razionalizzare le poche risorse che ci sono, oppure hanno deciso di pagare i giudici di pace, oppure hanno deciso di bandire un nuovo concorso per far entrare nuovi magistrati, oppure hanno deciso di bloccare la prescrizione al momento del rinvio a giudizio in modo che durante il processo l'imputato non abbia più alcuna convenienza a tirarla per le lunghe. Perché? Perché se tanto sai che non c'è più la prescrizione, che cosa ti interessa far durare il tuo processo 20 anni? Intanto alla fine dei 20 anni sei colpevole, ti condannano lo stesso e in più avrai pagato l'avvocato per 20 anni. Se sai di essere colpevole e sai che comunque fra 2 mesi o fra 20 anni sei spacciato, tanto vale che patteggi subito e almeno la smetti di pagare l'avvocato, no? Quindi basterebbe bloccare la prescrizione al momento del rinvio a giudizio, come in tutto il mondo serio e civile, per togliere l'aspettativa all'imputato colpevole di farla franca con la prescrizione e quindi per togliere tutti quei cavilli da zecca garbugli sui quali campano gran parte degli avvocati di imputati colpevoli. E così avremmo una riduzione di tutte quelle pastoie che infestano i processi e li allungano artificiosamente da parte di chi ha bisogno di arrivare a tutti i costi alla prescrizione. Invece non fanno nessuna di queste cose, nessuna. Che cosa fanno? Stabiliscono per legge che il processo deve durare 6 anni, 2 anni in primo grado, 2 anni in appello, 2 anni in Cassazione. Se sfora è morto. Cioè se il processo di primo grado dura più di 2 anni, 2 anni un giorno, al termine allo scadere del secondo anno il processo muore in primo grado, dopo 2 anni e un giorno. Se la stessa cosa succede in appello, il processo muore in appello dopo 4 anni e un giorno. Se la cosa succede in Cassazione, il processo muore automaticamente dopo 6 anni e un giorno.
Questa è la legge del processo breve. Allora voi capite che la parola processo breve non c'entra niente con quello che stanno facendo. Perché? Perché il processo sarà lungo esattamente come oggi. Il problema è che morirà prima di finire. Questa è la legge del processo morto, non del processo breve. Il processo sarà lungo esattamente come oggi. Perché? Perché non incidono sulle cause che rendono lunghi i processi. Me ne sono dimenticata una, il fatto che noi abbiamo 5 fasi di giudizio, mentre all'estero ne hanno 1,5, massimo 2. Sarà mica un caso se all'estero fanno prima con 2 gradi di giudizio e noi facciamo più lunghi avendone 5. Togliamone uno, togliamo l'appello, per esempio, che non ha senso, salvo emergere di prove nuove, quella si chiama revisione, e così vedrete che i processi durano la metà. Il problema è che loro non vogliono che durino la metà, vogliono che muoiano prima. Questo è il sogno di Berlusconi. Potrà mai Berlusconi fare una legge che li fa durare meno, ma non è mica scemo. Il ministro Alfano, che pure ha tanti problemi, sarete presente, no? Si notano anche, si notano bene i problemi del ministro Alfano. Ha dato un dato che è assolutamente vero, anzi secondo me è un po' ottimistico, ha detto che in media in Italia il processo penale dura 7 anni e mezzo. Allora, partendo dal fatto che il processo penale dura in media 7 anni e mezzo, se fai una legge che lo ammazza al 6° anno, qual è il risultato? È che in media il processo penale non si fa più, non arriva mai alla conclusione, perché è scientifico. O prima fai qualcosa per fare in modo che duri 5 anni e mezzo invece di 7 anni e mezzo, allora poi puoi fare una norma che dice mi raccomando non più di 6, però abbiamo dato gli strumenti per farlo durare 5 e mezzo. Ma se tu lo lasci durare 7 anni e mezzo e lo ammazzi al 6° anno, è finita, è finita. Questa legge vale solo per gli incensurati, anche se hanno avuto 6 volte la prescrizione. E in realtà questa legge produrrà incensurati seriali a vita, nel senso che non si riuscirà più a condannare nessuno e quindi saranno tutti sempre incensurati. Perché? Perché il loro processo sarà durato più di quei 6 anni. Avremo colpevoli incensurati, in serie, a vita. Mentre se uno ha avuto la sfiga di essere condannato una volta, è spacciato, perché questa legge del processo morto per loro non vale. Di solito l'incensurato è quello che viene processato a piede libero, mentre il pregiudicato, se lo ribeccano, lo mettono in galera e lo processano in galera. Ma naturalmente quando mettono in galera uno prima del processo, cioè in custodia cautelare, non è ancora detto che sia colpevole, può darsi che sia innocente. Oggi, giustamente per un principio garantista, l'ho spiegato quindi stamattina sul fatto, si dà la precedenza ai processi ai detenuti. Perché? Perché stai processando della gente che aspetta in galera di essere processata. E quindi devi fare prima. Perché? Perché se scopri che poi sono innocenti, devi mettere fuori prima. Con questa legge del processo breve, anzi morto, per gli incensurati, che cosa faranno? Faranno prima i processi agli incensurati e poi quelli pregiudicati, cioè quelli che stanno in galera, staranno in galera in attesa di giudizio molto più a lungo di quanto lo siano oggi. Perché gli passa davanti l'incensurato, gli fanno il processo che non finisce, o meglio muore prima che finisca, poi quando c'è tempo si occupano anche di quei disgraziati che stanno in galera. Sono i garantisti questi, sono i garantisti. Non vale questa regola per i reati di mafia, di terrorismo, cioè per tutti i reati puniti con pene superiori ai 10 anni. Infatti i giornali di regime, i telegiornali dicono vale solo per i reati minori, perché secondo loro i reati puniti con pene inferiori ai 10 anni sono minori. Vi faccio qualche esempio di reato punito con pene inferiori ai 10 anni che sarà soggetto a questa legge del processo morto. Cioè vi dico per quali reati non si riuscirà più a finire un processo in tempo in base a questa legge. Poi voi vi fate un'idea se sono reati minori. Associazione per delinquere,
estorsione, omicidio colposo, truffa, pedopornografia, incesto, violenza sessuale, atti di libidine su minori, bancarotta fraudolenta semplice, evasione fiscale, falso in bilancio, corruzione, abuso d'ufficio, peculato, ricettazione, reati contro la sicurezza e la salute dei lavoratori, furto in appartamento, rapina, scippo, sequestro di persona. Questi sono i reati minori per i quali non si riuscirà più a fare il processo perché la legge lo ammazza al sesto anno. A questo punto uno dice, c'entrano per caso il processo Mills e il processo Mediaset? Ma naturalmente sì. L'imputato è incensurato anche se ha avuto 6 prescrizioni. Parlo di Berlusconi, Mills è fottuto. Mills non ricade in questa norma, perché la norma vale soltanto per i processi, retroattivamente, vale soltanto per i processi che sono ancora in primo grado. Mills è già stato condannato in appello, quindi per lui non vale. Ma pensate, Mills come è incazzato. Mills è fottuto, può solo sperare nella Cassazione. Ecco, questo è il gioco. Naturalmente che cosa comporta? Che per mandare a morte sicura i 2 processi a Berlusconi, Mediaset e Mills, adesso ne sta arrivando un terzo, Mediatrade, sfasciano tutto il sistema penale. Perché? Perché naturalmente si innescherà addirittura una corsa a ritardarli ulteriormente i processi. Se tu sai che basta che durino 2 anni e un giorno in primo grado per mandare a morte il tuo processo, che cosa fai col tuo avvocato? Lo copri d'oro il tuo avvocato, purché si inventi qualunque stratagemma per far durare il processo 2 anni e un giorno. Quindi ci sarà un sovrappiù di quei cavilli da zecca garbugli che impastoiano la giustizia e paralizzano i processi. Perché? Perché adesso in ogni fase di giudizio bisognerà fare la corsa a durare 2 anni e un giorno. Tutto per salvare questo qua dai suoi 2 processi. Adesso è il momento dello scudo costituzionale al Presidente del Consiglio, ai ministri, agli altri sodali, il cosiddetto lodo Alfano costituzionale. Già chiamarlo lodo Alfano costituzionale vuol dire che il precedente, l'altra legge vergogna approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, già il precedente lodo Alfano era una chiara sovversione della Costituzione, contro l'articolo 3, la legge uguale per tutti. Adesso con lodo Alfano costituzionale implicitamente si ammette che il precedente lodo Alfano costituzionale non era. Anche questo lodo è incostituzionale, perché l'articolo 3 della Costituzione, che è uno dei principi fondanti della Costituzione repubblicana, non è emendabile con una legge costituzionale di tipo ordinario. I principi fondamentali della Costituzione non possono essere modificati e uno di questi è sicuramente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Questa legge costituzionale serve al Presidente del Consiglio, ai ministri e agli altri sodali a sottrarsi definitivamente alla giustizia. Grave è stato anche il tentativo, poi scoperto da alcuni giornalisti, alcuni opinionisti che hanno sollevato la questione, alcuni componenti dell'opposizione, come appunto Italia dei Valori, che si volesse inserire nello scudo anche il Presidente della Repubblica. L'articolo 3 vale per tutti, vale per l'operaio, per l'impiegato, per il prete, per il magistrato, per il giornalista, vale anche per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Repubblica.